La zona di Corso Venezia è ideale per chi vuole unire la bellezza e la tranquillità. Si può passeggiare in mezzo ad antichi edifici e rilassarsi nel secondo parco più importante di Milano, i giardini pubblici di Via Palestro. Realizzati alla fine del Settecento, ospitano al suo interno il Museo di Scienze Naturali e il Planetario. Corso Venezia è una delle strade commerciali più lunghe d'Europa. Parte da Piazza San Babila e arriva a Porta Venezia, ma la direttrice prosegue oltre, fino a Piazzale Loreto. Piazza San Babila, sebbene si trovi a poche centinaia di metri dal Duomo, ha caratteristiche moderne. Gran parte dei suoi edifici risalgono agli anni 30, tra questi anche il primo grattacielo di Milano, la Torre Snia Viscosa. Corso Venezia è considerata una delle vie più eleganti di Milano. Nel Settecento molte famiglie nobili vi costruirono le proprie residenze. Corso Venezia termina in Piazza Oberdan, dove si trova Porta Venezia, uno dei più antichi varchi d'ingresso alla città.